Hi guys, come va? Benvenuti a tutti a questo nuovo video del canale. Io sono Luca, questo è Riff Lab. E non so se lo sentite questo rumorino. Forse dobbiamo scendere un po' più giù. Non so se lo sentite. Ma eccolo qui, lo sentite, eh? Lo vedete? Questo è quello che succede quando mi dimentico di pulire il calzino dell'acquario, le socks. E niente raga, vi faccio vedere come lo pulisco. Lo caccio tutta l'acqua e ce ne andiamo poi in bagno per far vedere come lo pulisco io. Ok, ci sono diversi metodi, però lo faccio vedere io come lo pulisco. A tra poco. Ok ragazzone, allora eccoci qua. Siamo nel mio bagno e non so se lo vedete, guardate questo qua, questo calzino come è sporco. Ok, lo vedete? Sporchissimo. Faccio vedere quello che io faccio. Guardate, questo è un po' più bianco. Ok, questo è ancora sporco, questo calzino, ok? È ancora sporco. Lo pulirò, come vedete qui ne ho altri due. Ok, che in totale ne ho quattro. Quindi quando arrivo al terzo sporco faccio la pulizia generale dei tre. Cosa faccio? Oltre a cacciargli l'acqua in questa maniera, ok? Questo è il calzino. Il socks, per chi lo conosca così, io lo chiamo calzino, e non è altro di solito, perlomeno, che un materiale filtrante meccanico che utilizziamo all'interno dell'acquario. Come vedete è una forma allungata, non so se ve lo riesco a far vedere, eccolo qua, dove appunto possiamo far entrare direttamente o il tubo della Samp o metterlo in posizione che l'acqua scorra e gli cada dentro, ok? E di solito sono formati, ok, costituiti di nylon, ok, di solito un materiale, quello che diciamo si utilizza anche per fare le lenze per la pesca, solo che è intrecciato in maniera molto molto fina, fino a 150 micras, anche 100 micra, e quindi abbiamo una filtrazione davvero ottima. Infatti come vedete è sporchissimo questo calzino, molto più di quello che si può sporcare un perlone, e si satura ovviamente di conseguenza molto più rapidamente, quindi calcolate che ogni 3-5 giorni devo pulirlo. Come faccio? Faccio la pulizia, come ho detto, dei 3 calzini alla volta, in modo che ne ho sempre 3 puliti diciamo ogni volta, quindi posso diciamo allungare un po' il periodo della manutenzione. Vi faccio vedere adesso come li pulisco. Adesso è in posizione dritta, io quello che faccio è cacciare il calzino da dentro a fuori, ok, in modo che lo puliamo internamente, da avere una pulizia diciamo migliore, ok, perlomeno di quello che è la parte interna, ok, che non sarà mai pulito 100%, però lo puliremo noi con della semplice candeggina adatta per la purificazione delle acque, ok, in modo appunto da poterlo pulire in maniera ottima e eliminare con la candeggina, siccome la candeggina contiene anche cloro, tutti gli eventuali residui organici, ok, che contiene il sox o il calzino. Quindi come era stata fatta una domanda su sta cosa, però fa parte comunque della manutenzione diciamo ordinaria di quello che è appunto l'acquario marino. Come vedete è abbastanza sporco, adesso gli diamo una sciacquata in questa maniera con della semplice acqua di rubinetto, non c'è bisogno di acqua d'osmosi a questo punto. Dobbiamo sciacquarlo un po', giusto per eliminare eventuali residui più grandi che possa contenere il calzino, ok? Ok, va bene già così perché non ha molti residui, però adesso rigiriamo, mettiamo in posizione normale, lo possiamo anche lasciare così, fate come preferite, però in questa maniera diciamo abbiamo dato una prima diciamo pulita al calzino. Io questo lo faccio solo se noto che all'interno del mio calzino c'è molta materia organica, ok, che si sa diciamo che sta andando in decomposizione e diciamo gli do una prima sciacquata per non far
far fare tutto il lavoro alla candeggina, no? Impegnare la candeggina per appunto fare la pulizia, diciamo, totale. Ok, i tre calzini sono qui dentro. Ok, adesso riempio tutta questa bacinella con acqua, metto in pausa il video e poi vi faccio vedere pure quello che aggiungo di candeggina, come lo faccio vedere prima. Non lo so, come lo faccio vedere prima? No, che dopo devo fare un casino. Inizio ad aggiungere l'acqua, ci vediamo fra poco. Ok ragazzi, allora io ho riempito questo recipiente e le dosi sono relativamente importanti, ok, per questa pulizia non c'è bisogno di essere precisi. Se volete sapere, questo è un recipiente da 16 litri, l'ho riempito più o meno a metà, ok, quindi calcolo più o meno un 8 litri d'acqua, ma proprio esagerando. E adesso, anche se sta scritto in un'altra lingua, vi faccio vedere la candeggina che utilizzo io, che è questa qui. Ovviamente non dovete utilizzare la stessa, non c'è bisogno, però l'importante è che ci sia scritto qui, qui lo vedete scritto in spagnolo, però l'importante è che ci sia scritto che sia candeggina per la disinfestazione delle acque, per la purificazione delle acque. Ok, questo è dell'Ocean, lo potete trovare dove volete. E altra cosa, questa è una bottiglia di 2 litri, io di solito con questa ci faccio due pulizie, ok? Quindi più o meno metto un litro di leggia, di candeggina all'interno del recipiente con più o meno 8-9 litri d'acqua. E niente raga, adesso butto tutta la leggia, semplicemente cerco di metterla su tutto, su tutti i calzini, la candeggina, poi casomai dopo vi do una mescolata e mi lavo le mani. Se dovete fare questa operazione proteggetevi le mani, soprattutto se dopo dovete utilizzare appunto le mani per metterle in acquario. Però appunto, come vedete, stanno già tutti dentro, adesso li sistemo un po', li metto un po' più dentro l'acqua e li lascio stare così un 24-48 ore, ok? Dopo queste 24-48 ore, non so se continuerò il video, casomai lo continuo, vi faccio vedere come escono bianchi i calzini, come li vedete sono marronissimi. E li mettiamo in acqua, anche acqua di rubinetto, per altre 48 ore con un agente chimico che toglie il cloro. E niente, ci vediamo praticamente fra 4-5 giorni, il tempo che faccio tutta la pulizia. E nada más, ci vediamo dopo. Ok ragazzoni, scusatemi, ma vi faccio vedere direttamente così come termina pulito il calzino. Come potete vedere, osservare, è bianco, ok, dentro non resta nessuna particella di sporco, ok. Reputavo un po' inutile farvi vedere come mettevo i calzini ora in acqua e acqua normale con del Prime, ok, ma appunto farvi vedere direttamente il risultato finale è questo. Quindi ricapitolando, quello che facciamo è inserire i calzini, se volete sciacquarli prima li potete sciacquare, sciacquate i calzini, poi inseriamo i calzini con dell'acqua e della candeggina all'interno di un recipiente, ok? Io ho utilizzato su 8 litri d'acqua più o meno un litro di candeggina, ed è pure tanto, non c'è bisogno di tanta candeggina, ma più o meno le dosi che ho utilizzato sono queste qui. E li lasciamo in ammollo 24-48 ore. Passate queste 24-48 ore, tiriamo fuori i calzini, i socks, e li puliamo, ok? Gli diamo una strofinata sotto appunto acqua corrente di rubinetto. Una volta che abbiamo sciacquato i calzini, li mettiamo nuovamente in ammollo, ok? Con acqua, se volete utilizzare acqua d'osmosi potete utilizzare tranquillamente acqua d'osmosi, ma non è necessario, possiamo utilizzare tranquillamente acqua del rubinetto, ok? E poi gli aggiungiamo del Prime, ok? Più o meno sempre su 8 litri d'acqua io inserisco dai 6-7 tappi ai 10 tappi di Prime, ok? Quindi più o meno questa è la quantità, per far sì che venga comunque decomposto tutto quello che si debba decomporre, soprattutto il cloro, perché la candeggina contiene cloro, è quello che ci aiuta a disinfettare il tutto e a eliminare eventuali residui organici.
E passate altre 24-48 ore dall'aggiunta del prime, cacciamo i calzini, se li volete sciacquare li potete sciacquare tranquillamente sotto acqua corrente, e se avete tempo li potete lasciar seccare, asciugare quelle 24-48 ore, quindi più o meno perderete in tutto il processo una settimana, un 6 giorni, o se andate di fretta, invece di utilizzare l'acqua di rubinetto, utilizzate l'acqua d'osmosi, ok, per fare il passaggio del prime, ok? Quindi inserite il prime, acqua d'osmosi a mollo 24-48 ore, avete i calzini puliti, se volete gli potete dare una sciacquata pure con altra acqua d'osmosi una volta terminato il processo, e li riutilizzate in acquario. E nada más, guys, era tutto, ho fatto tutto oggi, infatti non ci vediamo adesso questo qua. A parte che sto con l'acqua d'osmosi adesso nel rabbucco perché mi era finita l'acqua, però prima ho tolto il calzino e adesso lo rimetto. Questo era uno che mi restava. Più o meno ci metterà 5 giorni questo calzino per saturarsi, non come quello di prima si era sopra saturato. E metterò il calzino e intanto pulisco gli altri e così ci avrò poi gli altri puliti. E nada más, guys, penso che era tutto per questo video, spero che vi sia stato utile, siccome è arrivato credo un commento di un iscritto su sta cosa, e se avete altre cose che vi interesserebbero sapere, mettete nei commenti e vediamo che si può fare. E nada más, gente, come sempre dico, spero che vi sia stato utile. E ci vediamo al prossimo video. Wow!